un impegno a salvaguardare la stabilità dell'Europa. I ministri finanziari dell'Eurozona hanno annunciato nuove misure in preparazione contro il rischio di contagio della crisi. Inoltre, l'Unione Europea sosterrà le banche che mostreranno criticità. Il Portogallo ha un interesse vitale per la stabilità dell'area euro nel suo insieme. Da questo punto di vista, la capacità di usare regole più flessibili nella gestione della stabilizzazione finanziaria è molto gradita. Do Fundo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria è molto benvenuta e è, in mio entender, a mio parere è un approccio che serve alla stabilità della zona euro nel suo complesso. Questo sarebbe d'aiuto alla situazione portoghese. La speculazione indebolisce l'euro e la Francia lancia una proposta per calmare i mercati. Il rafforzamento della governance economica, una maggiore convergenza in materia fiscale, una politica di riduzione del disavanzo sono obiettivi essenziali per la Grecia, l'Italia, il Portogallo, l'Irlanda, ma anche per tutti i paesi della zona euro e aiuterebbero ad allontanare questa pressione dei mercati e ci metterebbero in condizione di avere un processo politico decisionale che rappresenterà un elemento di ripristino della fiducia nei mercati a lungo termine. I ministri delle finanze europei hanno anche deciso di monitorare gli sviluppi che seguiranno alla pubblicazione degli stress test, il cui obiettivo è fornire i mezzi per valutare la resistenza delle banche.